tu mi dai un voto a me, io ti faccio andare a lavorare al petrolio. E a me è successo personalmente, questo è successo allora, questo succede sempre. L'ex sindaco agli arresti domiciliari, un ministro costretto a dare le dimissioni, la politica coinvolta a tutti i livelli perché l'affare è da capogiro. Si parla di quasi raddoppiare la produzione di petrolio in Italia, con questi 6 pozzi già scavati in mezzo alle montagne della Basilicata. E i lavori da fare sono ancora tanti. Noi abbiamo i danni, noi abbiamo l'inquinamento e loro fanno gli affari. Sul territorio, dicono, non rimane nulla. L'inquinamento, quello sì. Intere aree tra un pozzo e l'altro messe sotto sequestro dalla magistratura da anni. Ma le recinzioni è come se non ci fossero e ci pascolano gli animali. Sia sul lato destro che sul lato sinistro aziende, quindi viviamo in mezzo ai pozzi. In molti, come Rocco, hanno dovuto chiudere. Ci sono stati dei risarcimenti per la politica, sicuramente non per noi. Per avere accesso alle loro aziende devono mostrare un badge come questo, chiedono il permesso ai guardiani dei pozzi. Qua purtroppo ci siamo degli esseri umani, forse non valiamo granché, ma purtroppo ci siamo, però non veniamo considerati.